Miguel Guerrero. Ciao Miguel. Ciao Maurizio, come Come stai? stai? Tutto bene? Va bene, bene, bene. Grazie a Dio. Diciamo tutto bene, coronavirus a parte, tutto bene. Iniziamo Sì, questa sì, nostra sì. chiacchierata. Prima di parlare delle cose belle e divertenti, vedo che hai già una bella sciarpa bianco-rossa al collo. Prima di parlare delle cose più piacevoli e divertenti, ti chiedo lì com'è la situazione del coronavirus. Purtroppo qui è una situazione che adesso comincia a diventare un po' complicata anche perché adesso hanno cominciato a venire fuori più numeri di contagiati e quindi piano piano comincia ad aumentare. Quindi il governo ha preso tutte le precauzioni. Dall'inizio hanno fatto in fretta, quindi per questo qua è un po' in ritardo il coronavirus. È arrivato, ma non ha fatto tanti danni come ha fatto in Europa, in tante regioni d'Europa. Tu come lo stai vivendo questa clausura? No, tranquillo, a casa, non esco per niente. Sempre seguendo tutte le raccomandazioni che ha dato il governo, quindi bisogna stare a casa. Dai, allora parliamo di cose più belle alle quali siamo più legati anche per distrarci da questa situazione purtroppo terribile del coronavirus. Parliamo di cose belle, dei ricordi belli del passato e con te non possiamo far altro che parlare del Bari, evidentemente, perché tu hai scritto delle pagine belle qui a Bari che noi tutti i baresi portiamo nel cuore e anche tu so per certo che le porti nel cuore. Sì, ho vissuto cose bellissime a Bari. Mi hanno dato la possibilità di giocare al calcio quando il calcio italiano era un calcio molto difficile da giocare e quindi ho avuto questa opportunità grazie al Bari. per chi non lo ricordasse, vediamo un po' di numeri, mi sono appuntato, sei stato a Bari dal 94 al 99 con una pausa in prestito dal 95-96 al Merida, giusto? Sì, io sono andato al Merida nel 96 e il Bari mi ha dato in prestito durante 6 mesi. 6 mesi, giusto, nel girone di Sì. ritorno. Allora, possiamo dire che la tua esperienza a Bari, si divide in due parti, al di là di questa divisione legata al prestito. C'è stata una prima parte nella quale magari hai avuto un po' più difficoltà di inserirti all'inizio, forse un calcio diverso, e nella seconda parte sicuramente molto più bella con la promozione in Serie A di Fascetti, dove sei stato uno dei giocatori determinanti. Ricordiamo che in quella stagione hai fatto 34 presenze e 11 gol. Parliamo della stagione 96-97. È giusto fare questa differenza? C'è stata una prima fase di ambientamento e poi una seconda di exploit qui a Bari? Sì, sicuramente sì, perché quando io sono arrivato a Bari mi sono trovato un allenatore che aveva un calcio più pratico, un calcio di attaccare dovevamo arrivare. Presto in porta Sì, presa in contraria, porta. sì, Nel diritto per più diritto. breve tempo possibile in porta. Esattamente. Con il mister Fascetti era un Parliamo di calcio materassi, che, naturalmente. sì, prima di Materassi. Dopo, quando è arrivato il mister Fascetti, gli era un calcio diverso. E a lui le piaceva di più il processo di palla, toccare di più il pallone. Un calcio più tecnico, quindi lì mi sono inserito molto meglio.
Ma tu che eri un driblomane, forse in questo calcio italiano un po' più pratico, forse il contraccolpo è stato anche quello inizialmente, di un calcio più duro, più pratico, a dispetto del calcio fantasia e tutto dribbling che amavi. Sì, il mister Facchetti mi dava tantissima libertà di girare tutto il fronte di attacco, di tornare indietro. C'è questa fotografia che sto proponendo adesso, che è un classico tuo dribbling. Rientrare sempre, sempre rientravo. E poi qualche Sempre giorno. rientravo. Sì, facevi sempre il dribbling a rientrare, sì. A rientrare, sì, sempre. Comunque, alla fine, il mio primo periodo con il mister Materazzi mi ha dato questo. In quel momento lì ho avuto la possibilità di imparare tantissimo, no? Di imparare, di conoscere il calcio. Dopo, quando è arrivato Facchetti, sono venuti tante cose belle, positive. Di tanti dribbling, buon calcio, segnavo, quindi è stato un bel periodo. Qualche giorno fa, non so se hai avuto modo di vederlo, ho intervistato Roberto Fiorillo, il preparatore atletico di quel periodo. Ha parlato molto bene di te come persona, naturalmente. Ha detto però anche due cose di te. Una un po' più pratica, cioè sul fatto, come accennavamo prima, che magari hai avuto qualche problema di ambientamento all'inizio, forse co come calcio diverso. Ma di questo ne abbiamo già parlato. E l'altro, una cosa un po' più da ridere, di un episodio in ritiro, credo, se non ricordo male, a Mezzano di Primiero, quando si mettevano le gambe nel ruscello. Tu invece di mettere le gambe mettesti tutto il corpo, e che cosa successe? No, sì, andavamo Che lì sei stato per 3 giorni con la febbre, dicevano. riposare un po', recuperare un po' le gambe. Allora andavamo lì per mettere le gambe, soltanto le gambe dovevamo mettere. Io faceva troppo caldo, ho fatto un tuffo lì sull'acqua. Quella sera, quando sono arrivato in albergo, ho cominciato ad avere il mal di gola, la Era febbre, il freddissimo anche. raffreddore. Sì, allora il mister Materassi mi ha detto: "Tu hai fatto il bagno sul fiume?" Io ho fatto finta di non capire, no? Ho detto: "No, beh, no, no, non capisco, non capisco, mister. No, tu non fare il coglione che tu stai capendo tutto." Bellissimo. Senti, e sui carichi di lavoro invece è vero, i carichi di lavoro erano più pesanti qui nel calcio italiano rispetto a come eri Sì, abituato tu. si Parlo lavorava della preparazione. tantissimo. Si lavorava tantissimo con il mister preparatore atletico che era Roberto, e faceva correre tantissimo. Quindi ho avuto anche un po' di problemi ai polpacci, perché non ero abituato a questo lavoro così fortissimo. Durante la preparazione, però l'anno dopo sono arrivato e sono ritornato già meglio, conoscendo tutto, come si lavorava, quindi ho È stato avuto diverso. una buona adattazione, sì. Ti ricordi quando sei arrivato a Bari? Non so, che cosa hai pensato quando sei arrivato a Bari, rispetto a quello che alle aspettative che avevi, della città, della situazione, il primo approccio con Bari, qual è stato? Che cosa hai pensato quando sei arrivato a Bari? No, io quando sono arrivato a Bari, subito mi sono trovato bene, perché Questa è una foto c'erano. della tua presentazione. Sì, il giorno della presentazione. No, io quando sono arrivato a Bari, mi sono trovato troppo bene, perché ho visto che le persone erano, più o meno simili, molto simili ai colombiani, capito? Persone aperte, persone troppo. Le persone troppo caldo, capito? Giusto. Quindi mi sono trovato bene subito. Ho detto, almeno questo, capito? Ho fatto la Dopo scelta giusta. di aver arrivato così da lontano e lasciare tutto indietro e arrivare a una città dove le persone ti trattano bene, Importante.
stato molto importante per me, sì. Senti, ne hai parlato tante volte, ma non possiamo riparlarne. Tu sei il papà del trenino e quindi è inevitabile che il tuo ricordo, Bari, sia legato anche a questo, al trenino. Io tante volte, ancora oggi, sento, magari quando vado all'antistadio a seguire l'allenamento, i tifosi che chiedono tuttora, tuttora compatibilmente alla pausa, diciamo prima della pausa, chiedono ai giocatori perché non fate il trenino quando fate gol. Il fatto che a distanza di tanti anni sia rimasto nel cuore dei tifosi, questa cosa ti fa tanto piacere. Sì, veramente alla fine sono queste le cose belle che restano, capito? Quando le persone ti ricordano perché hai portato qualcosa di interessante. Tante volte le partite non erano le migliori, tante volte le prestazioni non erano le migliori come tutti i tifosi ce lo aspettavano. Però almeno il trenino è rimasto lì, capito? Che era una manera di festeggiare che ci siamo divertiti tantissimo, capito? Perché ogni volta che si faceva il trenino la tribuna saltava, la tribuna impazziva, quindi abbiamo portato una cosa bella a La Bari. prima volta fu un Padova a Bari, però poi agli occhi di tutta Italia venne evidente quando lo faceste in occasione di un Inter Bari, segnaste Tovalieri ed anche tu due bellissimi gol contro una vittoria contro l'Inter. Ma tu ti ricordi come lo spiegasti ai tuoi compagni, come fare il trenino? Io stavo sempre a parlare, ero sempre insieme a Emiliano Villica, a Moruso, ad imparare tutte le cose, le parolacce, il dialetto varese, tutte queste cose, no? E dopo sempre stavamo, ah, ma tu perché festeggiavi così i gol in Colombia? Perché loro sicuramente avevano visto la mia presentazione con la squadra, che hanno fatto vedere un video dove c'erano i gol, quando se faceva i gol a Junior de Barranquilla in Colombia, e questa era la nostra maniera di festeggiare i gol, no? Un giorno facevamo una cosa, un altro giorno si faceva un'altra, ma il trenino siamo rimasti così: quando facciamo gol, dobbiamo fare il trenino appena fai gol. Abbiamo fatto gol contro l'Inter a Milano, io ho fatto il gol ma non ho fatto il trenino, però dopo quando ha segnato Tovalieri, Tovalieri ha detto ah, andiamo a fare il trenino, andiamo a fare il trenino, ah, abbiamo fatto il trenino in un campo bellissimo, un campo dove il Bari non aveva vinto, penso io nessuna volta, e abbiamo vinto e abbiamo fatto il trenino davanti ai tifosi dell'Inter. Qualche giorno fa ho intervistato anche Emiliano Vigica, ha raccontato anche tanti aneddoti di quel periodo, scherzi nello spogliatoio. Era davvero un bel gruppo quello. Sia il primo che il secondo che hai vissuto tu a Bari. Cioè, veramente si respirava un bel clima in quello spogliatoio, vero? Veramente sì, guarda, questo gruppo era un gruppo bellissimo, no? Era un periodo dove io trattavo di inserirmi nella squadra, nel gruppo, nello spogliatoio, ma ho avuto la fortuna di incontrare Lorenzo Amoruso che mi ha fatto imparare un po' di italiano, a scrivere, a leggere l'italiano, andavamo sempre in camera con Lorenzo Amoruso È stato lui e allora. è stato lui a farmi imparare l'italiano perché io pensavo che il dialetto varese era l'italiano e io stavo imparando dialetto, no? A dire Al posto tutte dell'italiano. ciolamo qua, non fighe di sette ciò, tutte queste cose qua, no? Quindi io pensavo che quello era l'italiano e Emiliano rideva, no? Con Tangorra, con Proti. Invece Lorenzo Amoruso mi ha fatto imparare veramente un po' di italiano. Ma è vero che tu avevi un soprannome che non si può ripetere? Ah, ce l'ho. Ma
Allora è vero. Uè, Cholaño, quando stavo arrivando, è arrivato Cholaño, vieni qua, Cholaño, Pontrieri, Piripicchio, no? Magazzinieri, no? Ah, grandissima persona, anche lui mi faceva imparare. Ferrara, no? Lorenzo Ferrara. Buonanima, bravissima persona. Sì, imparato tantissimo, sì, a Bari. Va bene, facciamo qualche domanda un po' più calcistica, va. Che cosa ti piaceva di quel Bari? Qual era il segreto? Parliamo del Bari della promozione, perché è uno di quelli più belli del tuo periodo. Che cosa ti piaceva calcisticamente di quella squadra? Con quale partner ti trovavi meglio in attacco? Tu hai giocato con Protti, con Di Vaio, con Flacchi, con Ventola, col quale ti chiederò anche un dietro le quinte di Ventola, visto che in questi giorni non so se hai visto spopola sul web con Vieri. Sì. Che cosa ti piace, prima di parlare di lui, che cosa ti piaceva di quella squadra e con chi ti trovavi meglio in attacco, proprio dal punto di vista calcistico? No, guarda, quella era una squadra che aveva dei giocatori molto giovani, giovanissimi. C'era Ventola, Di Vaio, Flacchi, ma erano veramente dei fenomeni, veramente. E dopo lo hanno dimostrato, no? Che non sbaglio quando dico che erano dei fenomeni veramente. Quando giocavo con Di Vaio era un giocatore molto diverso a Nicola Ventola. Ventola era una punta più centrale, Di Centrale Vaio era uno che gli piaceva svariare. girare sulla destra, a sinistra, veniva indietro, però era velocissimo. E Francesco Flacchi era tutto tecnica, era molto tecnico. Quindi mi trovavo sempre meglio con Nicola Ventola perché avevo sempre in centro un punto di riferimento e quando io andavo sulla faccia destra o sinistra facevo cross e sempre trovavo un attaccante, capito? Quindi, però quando c'era Di Vaio era un calcio diverso, più velocità, più movimenti. Con Nicola Ventola mi trovavo meglio, sempre facevo un cross e lo trovavo lì in centro. Che rapporto avevi con lui, con Nicola Ventola? No, avevo un bellissimo rapporto sempre con lui, tanta amicizia. Lui era uno che le piacevano i balli sudamericani, tutte queste cose, no? La musica sudamericana. Quindi io avevo anche questi ritmi nel sangue, stavamo sempre a fare degli scherzi, ho avuto la possibilità di conoscere suo padre, la mamma sua, parenti. Abbiamo una bellissima amicizia, ancora. Ti capita di sentire qualcuno dei tuoi ex compagni tuttora? Sei rimasto in Sì, contatto con sì. qualcuno? Chi, per esempio? Con Gerson, Emiliano, Michele Andresani, ci sentiamo ogni tanto, siamo al telefono. Sì. L'altro giorno nell'intervista che ho fatto con Necruz, ti ha citato, ha parlato di te, ha detto che sei un suo grande amico e che gli hai mandato tu l'intervista della famosa chat tra Vieri e Inzaghi. Sì, Necruz è un personaggio, veramente una grandissima persona, è una persona che, guarda, sta sempre qua nel mio cuore perché è una persona integra, una persona pulita, troppo lavoratore sempre, dentro e fuori campo. E tu te lo ricordi un aneddoto in particolare, uno scherzo che hai fatto o che hai subito nello spogliatoio che ti va di raccontare? Uno scherzo. No, uno scherzo così, era una squadra che stava sempre a scherzare, uno scolatore che stava sempre a scherzare, ma io ero quello che metteva un po' l'allegria dentro allo spogliatoio, dentro, fuori, organizzavamo le feste del 24 dicembre, di Natale, al Vittoria Park, Al Vittoria. a Palese. Sì, facevamo le feste, io organizzavo tutto lì, stavamo sempre a ballare, la Macarena, il Meneito, tutte queste canzoni sudamericane con i ragazzi, ma così un scherzo
tante cose che adesso non mi viene. Mentre eri a Bari, ti è mai capitato di essere contattato da qualche squadra, da qualche altra squadra italiana? C'è stato mai un avvicinamento? Due squadre sono venute a prendermi. E quali Questo la erano? gente non lo sa. Lo diciamo adesso. Io sono stato a Brindisi con Ventura, quando Ventura era mister del Lecce. Ti Io voleva sono stato Lecce. lì. Sì, io sono andato a un'intervista con lui, E perché che lui anno mi voleva era portare. l'anno dopo la promozione? Subito dopo la promozione, lì mancavano tre partite e lui mi ha rintracciato al telefono. Io sono andato a Brindisi, abbiamo parlato un po' della situazione che lui mi voleva portare a Lecce, ma quando io ho capito che era questa guerra tra Lecce e Bari, io mi sono allontanato. Non era semplice Non passare, ho, sì, cioè, no, sì. ci sono stati casi di passaggi, però non è mai semplice passare dal Bari. Ha avuto Sì. anche un grande capitano, Gigi Garzia, che è leccese, è un grande allenatore come Antonio Conte leccese, però questa rivalità esiste purtroppo. Sì, io sono andato a parlare, ma quando una persona che io le ho raccontato che sono stato lì a parlare, mi ha detto: se tu vai lì, i tifosi del Bari ti uccidono. Allora io ho lasciato tutto così, non ho risposto più al telefono. Hai preferito restare fedele a Bari. E l'altra squadra qual è La stata? Lazio, Addirittura. quando c'era Cragnotti, io e il mio procuratore era Vinicio Fioranelli, Sì, lo che ricordo. aveva un grandissimo rapporto con Cragnotti della Lazio, e l'ultimo giorno, quando finiva il contratto con il Bari non mi chiamava per rinnovare il contratto. Allora lui ha parlato con la Lazio e la Lazio mi voleva, ci siamo messi d'accordo per i soldi, per tutto, un contratto di 4 anni. Come il Bari non mi chiamava, io stavo andando alla Lazio. L'ultimo giorno, quando scadeva il mio contratto, mi ha chiamato il presidente Matarrese e Sgoba, e io sono andato lì all'ufficio del presidente e mi hanno proposto un contratto e io sono rimasto a Bari, però quel giorno lì potevo andare alla Lazio, però Bella questa storia. conoscevo tutto de Bari, conoscevo lo spogliatoio, avevo un buon rapporto con i ragazzi, con il presidente, con tutti, e per questo non sono andato via. Senti, cioè, ricordi un gol? Se devi scegliere soltanto un gol, quello più bello che ti ricordi, più bello, più importante, quello che ti è rimasto più nel cuore di quelli che hai realizzato con la maglia del Bari? Io penso che il gol che ho fatto a Firenze contro la Ah, Fiorentina. l'ultima stagione. Sì, era la mia ultima partita praticamente con la maglia del Bari. C'era Fascetti squalificato, se non ricordo male. Sì, Facetti ha detto al mister Catalano. catalano, Biagio Catalano, le ha detto di far entrare Gregory Campi in campo. Il catalano ha detto: no, vai tu, Nietzsche. Io ero con un problema di una pubalgia e ero lì per completare la panchina perché non potevo giocare. Però stavamo a perdere 2-1, penso, la 2 a partita. 2 Stavamo finì, per... sì, finì Sì, 2 a stavamo 2. perdendo 2-1 e il Tu facesti un mister bellissimo Biagio... gol dal limite dell'aria, vero? Sì, il mister catalano ha detto: Nietzsche, vai dentro, fai gol, dello contrario siamo morti, te e io. E il mister Facetti era in tribuna e diceva: no, 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 Guerrero no, non può giocare, fai entrare Gregory Campi. I Campi era incazzatissimo che voleva entrare. Io ho detto: oh, stai lì, c'ho la mucqua, stai lì seduto, vai. Entro io. Allora io sono andato in campo, sono entrato in campo, ho preso due palloni, ho toccato. Un passaggio che ho fatto
dopo il gol. Era un bellissimo Dopo gol, lo segnato. ricordo bene. Era un diagonale dal basso verso l'alto, se non ricordo male, che si infilò quasi all'incrocio. Sì, fu un bellissimo gol. Sì, questo è stato il gol più bello che ho fatto, che mi è piaciuto di più perché il Bari aveva bisogno di, come minimo di pareggiare quella partita per aspirare alla salvezza. Senti, che cosa pensi per il futuro? Secondo te, non so, ti piacerebbe tornare a Bari? Ti piacerebbe avere un futuro collegato in qualche modo con il Bari? No, Di che cosa, io... scusami, prima di questa domanda, tu di che cosa ti occupi ora? Non sei un allenatore, giusto? No, io lavoro, faccio intermediario, sono intermediario, faccio intermediazione con calciatori, giocatori di calcio. No, vorrei avere un rapporto di portare qualche campione qualche volta a Bari, solo che in questo momento non si può portare. Dobbiamo aspettare che il Bari torni in Serie A per portare un giocatore in questo momento deve essere un giocatore con passaporto comunitario. E qui in Colombia è difficile trovare un giocatore colombiano con un passaporto comunitario. Qualche anno fa in un'intervista che ti feci mi parlassi di un certo Gerson Candelo, può essere? Ha mantenuto le promesse, ne parlasti come di un buona prospettiva, un buon giocatore. Grandissimo giocatore, sì. Grandissimo giocatore. Gioca in Colombia? Sì, adesso è ritornato a Colombia. Lui è andato prima in Messico, nel Messico, e adesso è ritornato in Colombia, sì. Va bene, senti, in conclusione, ci avviamo alla conclusione, ti chiedo di guardare dritto nel tuo cellulare e parlare ai tifosi del Bari come se al posto mio ci fossero loro, per mandare loro un messaggio, un saluto. Niente, il Bari sempre resterà qua nel mio cuore, sino all'ultimo giorno della mia vita. Ho vissuto dei momenti bellissimi, ringrazio il Bari, sono la persona che sono in questo momento grazie alla mia bella esperienza a Bari, e aspetto di ritornare qualche giorno a Bari. Come hai detto una volta, com'era? Gli apri lecchie? Le apre lei, quale ho? Come da show a me. Va bene, sei sempre simpaticissimo, Michele. Grazie per essere stato Io con sono noi. uno di Bari, io sono un barese in più, io sono uno di Bari, sono io. Grazie mille, grazie mille. Ciao, Un ciao abbraccio, ciao Maurizio, Michele. grazie per l'invitazione. Ciao, Grazie a ciao, te, ciao. ciao.